Ma te cosa ne pensi del poster Mickey 2023? Diglielo, bellissimo. Bellissimo? Bravo, bravissimo. Guardate che roba, cioè questa è una cosa spettacolare. Arrivare lassù con le mani e guidare questa moto in autostrada così, che però non dovrebbe essere troppo scomoda, perché la seduta è abbastanza avvolgente con questo piccolo schienalino che tiene mentre tu sei in autostrada. Bellissima SS Cycle, cioè questa è un'opera d'arte, un telaio probabilmente fatto ad hoc, ruota molto lontana, bellissima. Sono allo stand di Argento e Nero, per lui la prima volta. Sentiamo Elia, cosa ne pensa di questo evento che secondo me è spettacolare, di una location veramente fantastica. Evento veramente veramente bello, non c'ero mai stato a Graziano Visconti, poi Due Cilindri ha organizzato veramente un bellissimo evento, ci sono tantissimi sposter bellissimi. Abbiamo realizzato con Paolo il primo premio per la Best Lady che daremo in serata, quindi si prospetta un bellissimo evento. Quindi Elia, tu consegnerai un premio alle Best Lady oggi, fantastico, la roba che fa lui è veramente spettacolare, ma cosa molto importante, qualsiasi cosa voi pensiate, lui la realizza, giusto? Esatto, posso fare tranquillamente disegni personalizzati da riportare sia nei copritappo, fibbie o anelli comunque. Perfetto, grazie Elia. Grazie a voi. E buona giornata. Grazie. Oh, ragazzi, allo sposter meeting troviamo anche dei bei picnic di quelli numeri uno. Guardate un po'. Salute. Che ci vuole vino? Salumi. Vino. Ragazzi, questo è il top numero uno. Grazie a questo. Ragazzi. Yes. Voi lo conoscete, mette sempre foto, che va di qua, che va di là. Ma cavolo lui! Unitevi! Utilizzate la Sporti. È vero, io non ce l'ho più, però insomma. Però è la moto sposterista nell'anima. Esatto, direi, esatto, sono sempre nel cuore, sempre. Nel cuore. Grande. Sono dentro il bar di Enduro Republic, vero amore? Sì, è bellissimo. Molto bello, molto particolare, tutto il travi in legno e con le moto da enduro dentro. Tanta roba, molto bello. Ragazzi, ho il piacere di presentarvi Max Biker Adventure con la sua bellissima Panamerica tutta customizzata. Vi faccio raccontare da lui il suo prossimo viaggio, che secondo me è una cosa spettacolare e non video tantissimo, vorrei farlo anch'io. Ve lo faccio spiegare da lui, vi dico dove andrà con la sua bellissima Panamerica. Ciao a tutti, sono Max Biker Adventure e tra poche settimane partirò per il mio giro in Africa con la Panamerica, un progetto nato a settembre dell'anno scorso. Dopo il mio primo run ho presentato questo progetto al mio dealer di Legnano, Harley Davidson di Legnano, ad Antonio, e ha accettato volentieri di potermi supportare in questo mio viaggio. Da qua è subentrato tutto un discorso di sponsorizzazioni, perché in effetti sono il primo italiano che porta Panamerica in Africa con destinazione Dakar. Quindi ho tempo 4 settimane, 2 per scendere, 2 per salire. Mi imbarcherò a Tarifa, in Spagna, arriverò a Tangeri, da Tangeri proseguirò per il Marocco, costeggerò l'Oceano Atlantico e poi tutta in off-road la farò fino alla Mauritania. Quindi dogana in Mauritania, off-road in Mauritania, entrerò in Senegal con destinazione Dakar. Questo in 2 settimane per scendere. Le altre 2 settimane per salire farò una strada diversa, questa ancora da decidere.
come vedete qua è una sfilza di sponsorizzazioni che mi stanno supportando, tra cui la Divisione di Legnano, la FC Gubellini che mi ha fatto gli ammortizzatori anteriori e posteriori per questo evento, il mio motoclub, i ragazzi di SS33, è il mio motoclub che mi sta supportando, mi sta aiutando in tutte le mie cose. L'Allride fa da partnership a questo evento, a settembre poi verrà fuori un altro articolo di quello che andrò a fare. Insomma, la voglia è tanta, insomma, sarà un'esperienza sicuramente, sicuramente da raccontare, ecco. Allora, mi raccomando, vi lascio qui, come avete scritto qua, in descrizione, il suo contatto Instagram, se volete seguirlo, così vedete tutte le sue avventure in Africa. Massimo, io ti ringrazio. Grazie a te, è stato un piacere conoscerti. È stato un piacere. Ti auguro veramente un buon viaggio. Ti ringrazio. Ciao. Grazie, ciao. Hai fatto tutto? Ah, te la fai anche da solo, bravo. Hai filmato? Allora, questa tavola per rispostarsi lombardi. Forza, perché alla fine sì, siamo anche vicini, siamo lombardi e... Perfetto, perfetto. Cioè, per finta, diciamo. Per finta, poi la riprendi dopo la tavola. Di lombardo. Siamo mamma tutti, mia, lombardo, lombardo. Siamo tutti meridionali adottati come voi. E quindi ringraziamo la Regione Lombardia per averci fornito le tavole da skate. Ci può essere la targa del nostro contest Best Ignorance con eseguita egregiamente da Cisco. Arancionamente da Cisco, e il premio oltre a questa fantastica targa è un trattamento nanoceramico offerto da Ceramic Pro Milano Ovest. Bellissimo. E abbiamo appena finito il giro, abbiamo scelto la nostra sponsor più ignorante. Bellissimo, bellissimo. Grande ragazzi, grande Cisco. Grazie caro. Bravissimo. Vai. Ragazzi, qui c'è lo scambio maglietta tra Sposteristi Toscani e Sposteristi Lombardi. Gemellaggio ufficiale. Gemellaggio ufficiale, ragazzi. Aspetta, come incontrare. Bellissimo. Grandi. Proprio un politico. Però la foto. Vai, chi fa la foto? Grandissimi. La foto io faccio video, ragazzi. Non c'ho il sono qui con Fabrizio. Alias e Letrusco Volante, sì, su Instagram. Sì, Letrusco Volante. Ragazzo giovane, abbiamo fatto qualche giro insieme a... Sono giovane, insomma, comunque scherzo. Vabbè, dai, sei giovane, dai, rispetto a me sei giovane. Fra un po' vedete che aprirà un canale YouTube. Piano piano si sta un po', diciamo, interessando a questo nuovo mondo. I suoi video sono carini, sta migliorando grazie. Il montaggio, perché è molto importante il montaggio. Molto importante, la color correction, trasmette le emozioni. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Veramente. Cioè, poi io credo anche che ci abbiamo, noi in Toscana, ma in tutta Italia, c'è sta, diciamo, una miniera d'oro, ok, di paesaggi, di posti belli da vedere, quindi anche fare un motovlog o comunque sia dei video nei posti belli che ci sono noi, sono una pietra miliare per tutto il mondo, per chi lo vuol vedere, insomma. Esatto, noi in qualsiasi posto andiamo, in Toscana, vabbè, diciamo l'Italia in generale, però in Toscana, parlo di parte perché siamo toscani, in qualsiasi posto andiamo troviamo qualcosa di bello. È vero. Quindi ragazzi, per ora lui, seguitelo su Instagram, Letrusco Volante, vi metto il link qui sotto, mi raccomando. Fatelo crescere, fatelo crescere anche a me, perché dopo che mi hanno hackerato sono rimasto sempre lì, però dai, va bene, comunque io sono contento lo stesso. È stato un piacere. È stato un piacere mio, amico. E mi raccomando, continua così, complimenti. Senz'altro, ci vediamo per la strada. Ciao. Allora Mattia, ti chiediamo di prendere la moto, Mattia, posizionarla qua a favore di obiettivi dei fotografi. Grazie Teste di Moto di essere anche quest'anno qui con noi. Sì, ma è juventino, lasciamolo stare. È un gobbo. C'è uno qua di Firenze che è juventino. Ce la fa. Ragazzi, giornata bellissima, caldissimo, noi adesso torniamo verso casa, però come sempre
Paolo non posso salutarlo perché è impegnato con le cremazioni, ma lo saluto dal video. Paolo, grazie ancora per l'invito, come sempre evento veramente spettacolare, sempre meglio ogni anno. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi su Instagram e seguite anche Decibel Magazine, che fa dei video molto interessanti. Ci vediamo il prossimo anno, Sports & Meeting 2024, un abbraccio e buona serata a tutti. Ciao ragazzi!